Dice, ce l'ha fatta a fare il Partito Repubblicano, quello di La Malfa. No, però bisogna essere molto sinceri, Storace è ricco di esperienza, sa benissimo che il Trentino Alto Adige ha una sua non visione, non era il suo forte, esatto, è sempre stata una situazione abbastanza diversa rispetto al normale, quindi io non credo che nelle regionali poi questo tipo di risultato avverrà, quindi... Ma non era quello l'obiettivo di Berlusconi, fare quel tipo di Partito Repubblicano? No, lui fa riferimento al Partito Repubblicano americano degli Stati Uniti, quindi è ben diverso che l'edera di La Malfa o, che però in tutti i casi bisogna dire la verità, la storia dice che con il 2%, il 3%, La Malfa, padre, prima grande politico e figlio di cui invece non do dei giudizi, hanno vissuto per degli anni e anni, per decenni nella politica. Sì, questo è quello che vuol fare Alfano, non quello che vuol fare Berlusconi. Certo, però. Con la legge elettorale che c'è, col 3%, certamente vivono tranquillissimamente. Siccome Napoli, che è stato parlamentare di lungo corso, militante di Forza Italia di lungo corso, di solito non ha peli sulla lingua. Al di là del caso Trentino, qual è il problema vero di Forza Italia? Che bisogna rilanciare con un'iniziativa politica di presenza sul territorio e una, certamente un rilancio politico anche a Roma è diverso rispetto a quello che c'è oggi. Oggi non siamo sul, come dire, non siamo sul mercato della politica. Il mercato della politica oggi è fatto da Renzi e è fatto da Salvini, giusto o sbagliato che sia, senza entrare in merito. Noi oggi non ci siamo sulla piazza. Quindi dobbiamo riprendere un'iniziativa politica. Poi ci sono anche i 5 Stelle che comunque hanno sempre una bella fettina. Non ci sono dubbi. Ecco, ma inizia anche lì 5 Stelle, senza però avere nulla, andando a vendere soltanto la protesta prende il 20%, quindi il problema è di capire che noi non siamo abituati a quel tipo di protesta, allora dobbiamo avere delle iniziative politiche sui problemi reali del paese che forse oggi non abbiamo più. Ma come fai a far concorrenza a Renzi che è un leader di destra? E questo forse è anche il problema, però bisogna dire la verità che Renzi in tutti i casi, a mio giudizio, lui ti fa sognare oggi per il domani facendoti dimenticare la promessa di ieri. La gente comincia a accorgersene che le promesse che lui ha fatto non vengono mantenute, ma sono fumo che gira. E Berlusconi funzionava meglio? Beh, devo dire la verità che forse Berlusconi era un dilettante rispetto a Renzi, non ci sono dubbi. Renzi penso che sia uno che vende fumo più di tutti. Grazie. Moriamo soffocati così.